L'accessorio? Più importante di quanto uno possa pensare per la casa. Prendiamo lei, costa 8.195 euro. Dispone di 45 codici, la cui somma cuba, dicono così quelli che parlano di soldi, 12.000 euro. 8 contro 12. Capite il paradosso? È vero, lei costa poco ed è la sua forza, è ben al di sotto della soglia psicologica dei 10.000 euro. Ottimo lavoro fatto da Triumph. Però fa riflettere questo aspetto. È anche vero che quando poi rivenderò la moto non riprendo i soldi che ho investito per accessoriarla, ma questa è una legge di mercato, ce lo insegna il mondo dell'auto. Compro la macchina col tettuccio apribile e quando la vendo non è che posso chiedere di più. Sì, posso trovare quello che è attento a quel dettaglio, magari preferisce la mia piuttosto che un'altra, ma il mercato dice questo. Per districarsi nell'universo dell'accessorio prendiamo in considerazione i suoi tre pacchetti. Pacchetti, mondo auto anche qui. Perché? Perché identificano molto bene le tre macro aree di interesse, che sono tecnologia, stile, protezione. Ognuno di questi argomenti ha una serie di codici, ovviamente si può scegliere pizzicando un po' di qui e un po' di là. E uno si costruisce la moto che vuole. Anche questo ci ha insegnato il mondo auto, perché come si fa? Si va sul sito col configuratore, è molto semplice e immediato. Lei ha 10 codici per un totale di 1630 euro. Vediamo subito le borse, ma poi ne parleremo. Ci sono anche le frecce dinamiche, estetica, funzione. Le maniglie per il passeggero, vuol dire praticità, funzione e sicurezza, pensateci. Le cover del motore, qui siamo nella protezione pura. Poi c'è il quick shifter, il cambio rapido, e lì metterei invece la voce divertimento. Non si vede, ma c'è il modulo connettività che permette di interagire con la nuova strumentazione TFT, molto utile, vuol dire anche sicurezza, poi ne parleremo. E infine il cupolino, funzione pura. Quando iniziai questo lavoro, ahimè, anni 90, mi ricordo c'era un marchio molto avanti sull'accessorio rispetto agli altri, era tedesco, le sue moto avevano le borse, le altre no. Una su tutti, mi ricordo, RT, meravigliosa, perché aveva le borse integrate ai fianchi, alla carrozzeria, plasmate proprio. Era meglio con che senza, un paradosso, perché senza c'era una disarmonia, la massa era tutta davanti e dietro c'era del gran vuoto. Con le altre invece dovevi affidarti all'aftermarket comprando dei cubi indigesti esteticamente, staccati dalla carrozzeria che magari innescavano degli ondeggiamenti. Ecco l'importanza dell'accessorio dedicato, pensato dalla casa madre alla fonte, fin dalla progettazione. Se l'accessorio è il componente sinergico alla moto o ancora di più al motore, è ovvio che sia la casa stessa a produrlo. Un esempio su tutti, il cambio rapido. È in fase di progettazione del motore, di collaudo, di sperimentazione, di approvazione che viene generato. Ma ci sono altri ambiti dove la casa non ha conoscenza e esperienza. Prendiamo ad esempio il trasporto degli oggetti sulla moto. In questo caso è meglio affidarsi a terzi, a dei marchi che lo fanno da anni, che hanno tantissima esperienza. In Italia abbiamo un fiore all'occhiello, si chiama Givi, Brescia. Strepitosa, guardate cosa fa. Pochi litri in questa borsa da serbatoio, ma questo vuol dire nessun impedimento alla guida, quindi sicurezza e divertimento. Ma la cosa che sconcerta è la velocità con cui si innesta sul serbatoio. C'è una leva colorata che si prende subito con una molla di ritegno. Lei è floscia, semirigida, ma la parte inferiore c'è una slitta rigida che va a innestarsi su un supporto rigido da mettere sul bocchettone della benzina. Già predisposto con le viti in dima, lo può fare quindi chiunque, lo può montare chiunque in meno di un minuto. E guardate come solito, sposto la moto attraverso lei, davvero ben fatta. Ci sono delle tasche laterali ulteriori, pensate al biglietto dell'autostrada, sigarette, accendino. La coperchio superiore che è più rigido rispetto al corpo, all'interno una sacca estendibile impermeabile, 1000 zip dove riporre ulteriori oggetti, ultima ma non ultima la sacca del telefono. Trasparente, si può guardare mentre si guida, mai distrarsi troppo, ed è impermeabile. Ecco, questo è un oggetto che io prenderei seriamente in considerazione all'acquisto della moto, come farne a meno. E fatto 30 si può fare 31. Stesso concetto, la slitta va a innestarsi sotto la cinghia del passeggero, ci sono due fettucce ulteriori di ritegno. Stesso principio, all'interno piccola sacca, è un po' come una bambola russa, in scala, ovviamente manca la tasca trasparente per il telefono, perché chi riesce a guardare il telefono all'indietro? Bah. Inutile dirvi a cosa serve la cover paracarter. In nylon ad altissima resistenza, secondo me il suo valore aggiunto è che ha la forma identica del carter, quindi una pelle sottilissima, invisibile.
molto bella esteticamente, ma se volete proteggere di più la vostra moto ci sono delle ulteriori protezioni telaio, delle staffe che fuoriescono e quindi in caso di caduta tutto il peso si concentra su quella parte e salvate la vostra moto. Allora, vi ho detto che se fosse mia non rinuncerei a questa. Un'altra cosa a cui non rinuncerei sicuramente è il cambio rapido, perché lì ne va del gusto della guida. E c'è ancora una cosa che metterei, il modulo della connettività, che consente di gestire il proprio telefono attraverso i comandi del manubrio. E quindi la navigazione, grazie alla strumentazione TFT con delle frecce molto intuitive, le telefonate, le notifiche e anche la musica. Anche se la musica, la miglior musica, secondo me, rimane sempre quella di lui, del motore. Non mi addentro al discorso estetico dell'accessorio perché lì è soggettivo, sta a voi cosa piace o non piace. Oggi abbiamo capito l'evoluzione dell'accessorio, l'importanza che sia pensato o progettato dalla casa madre stessa. Il bello secondo me è che c'è una lista di possibilità infinita, quindi comprarsi una moto è come farsi un po' un vestito su misura. Il bello oggi è entrare nel configuratore e sentirsi un po' virtualmente in sartoria. Vale la pena farlo.